ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi dedico questo video a 5 profumi che mi piacciono tantissimo, ma che faccio una fatica a mettere veramente terribile. Sono tutti quei profumi che ho comprato conscia che siano che fossero profumi proprio particolari. Non so se vi è capitato mai, no? Cioè magari volevate avere quel profumo lì perché magari era affascinante sul momento, poi comunque tornate a casa e vi spiazza un po'. Cioè non sono sbagliati questi acquisti, li ricomprerei, ma quando li metto non so per quale caspita di motivo faccio veramente fatica a portarli con disinvoltura. Cioè quasi io mi scusassi con chi mi sta vicino, perché so che sono profumi troppo particolari, innaturale portarli. Partiamo subito con un profumo di Chanel, quindi partiamo col botto. È forse l'unico dei profumi femminili che faccio fatica a portare. Adesso ne ho un flacone nuovo, ma e ce l'ho in Eau de Toilette, ma avevo precedentemente comprato l'Eau de Parfum, che forse era un po' più portabile, se vogliamo. Mi spiace, ma veramente tanto malincuore, ed è il Cristal, appunto, di Chanel. Questo flacone qua è il precedente a quello che trovate adesso in profumeria, perché è stato riformulato, presumo, e totalmente cambiato il flacone, adesso è in quelli classici di Chanel. Questo è un profumo che io veramente approvo nelle stagioni estive, ma che comunque faccio fatica a portare. È un pezzo di storia, è un profumo che vuole essere leggiadro come le sfaccettature del cristallo, ed è un profumo fruttato. Se c'è una prevalenza di nota di melone nell'Eau de Parfum, qua io comunque ce la sento anche nell'Eau de Toilette, ma è molto più brillante Cristallo de Toilette, perché ha questi agrumi, ha il caprifoglio, la nota del giacinto, ha la nota del muschio di quercia, sono tutte note comunque verdi, che secondo me c'è anche del gelsomino, perché è molto cremoso comunque come profumo, che però mi ricorda troppo il melone. Cioè è un profumo fantastico, perché vi dico, quando magari esco nel pomeriggio torrido alle 2 del pomeriggio e non so che profumo mettere in estate, in pieno luglio, in pieno agosto, Cristal comunque è un porto sicuro, ma dura poco quell'entusiasmo che ho nel metterlo, perché poi diventa quasi un aroma floreale che è difficile portare. Lo adoro, cioè è difficile fare questo video perché io adoro questi profumi, ma forse non sono capace a metterli io, cioè non li porto bene io. Cristal di Chanel, secondo me, è uno di quei profumi che dovete provare sulla pelle per un po' di tempo, e a meno che non lo conosciate come le vostre tasche, quindi lo prendiate già da millenni, e vedere se vi può piacere. Il prossimo profumo l'ho acquistato in formato travel ed è di Bedeque Parfums e si chiama Velvet Tonka, appunto, di Bedeque. Vedete? È questo. Però in questo formato qua, non è in olio, è un rogatore spray, e il Velvet Tonka io mi sono forse fatta abbindolare, non so neanche se è ricaricabile, no. Mi sono fatta abbindolare un po' perché in quel periodo lì volevo avere tutto ciò che ricordasse un po' il miele, la vaniglia e la fava tonka, l'ho preso l'anno scorso in Francia, ma vi giuro, dopo questa quantità che vedete qua spruzzata non l'ho più messo. Forse quest'anno, ancora verso il periodo natalizio, ho provato a metterne 2 spruzzi, ma è veramente impegnativo. È un tabacco mandorlato con una quintalata di vaniglia e l'oud sul fondo. Ricorda quasi un liquore muschiato e ambrato, con questa nota forte di mandorla, che su di me risulta un po' rocambolesca. Cioè, è una fragranza che non è armoniosa su di me. Non so come stia sulle altre persone, sinceramente, perché non ho mai visto nessuno che di mia conoscenza che portasse questa fragranza, anche se è una delle più famose della linea. E ha anche qualcosa di talcato, quindi diciamo che forse anche la nota talcata su di me non fa impazzire. Al contrario, cioè, è proprio un profumo che è ingombrante. Sapete quando avete un profumo ingombrante, che non vi sentite vostro? Ecco, lui, il Velvet Tonka, sicuramente è uno di quelli.
Altro profumo che adoro, cioè veramente la sua ispirazione mi fa volare, ed è di Annie Guttall, il nome si chiama Mandragore Purpre, eccolo qua. Questo è il suo flacone esterno. Questo è il suo flacone esterno e questo è il flacone che adesso non trovate più perché è fuori produzione ed è stato un acquisto tra l'altro di dicembre che ho fatto, acquisto, un regalo che è stato fatto appunto da dicembre di quest'anno ed è un profumo super aromatico che si ispira alla mandragora, quindi non so perché ogni volta che mi viene in mente quando sento questo profumo mi viene in mente Harry Potter, dove ci sono appunto gli esercizi da fare e le lezioni da fare proprio sulla mandragora. Strilla che urla, vabbè, tutto quello che sapete su Harry Potter. Ma è un profumo che non riesco a portare, cioè ci ho provato veramente ma non riesco. È un anice stellato con note di geranio, con note di incenso, con note di vaniglia. Però avete presente l'olio 31? O comunque avete presente quei liquori, quelle grappe fatte totalmente di erbe alpine? È esattamente l'odore che ha questo profumo qua. Diciamo che io lo vedo meglio su un uomo, sicuramente. Io l'ho comprato per la sua storia, perché era un flacone comunque anche introvabile. Ma le poche volte che l'ho messo... sapete quando c'è un profumo che vi piace da sentire così, ma su di voi non funziona? Ecco, Mandragora Purpre di Annie Guttall. Troppo, ma veramente purtroppo, non riesco a portare neanche il Épices Exquises di Guerlain. Cioè, l'ho usato un po', ma non riesco. Troppo forte, troppo speziato, ha dentro delle note di cardamomo, delle note di caffè tostato, di patchouli e di oud sul fondo. Se l'apertura è leggermente aromatica, quindi portabile anche per me, non troppo invasiva e tutto quanto, dopo un'ora diventa, a parte che tutta la linea di Guerlain di questo formato qua, di questa collezione qua, è troppo forte per me. Io ne ho altri tre, ma veramente ve ne parlerò nel tempo, ma sono fortissimi. Qua con le spezie squisite pensavo che ci fosse comunque un mix orientaleggiante e elegantissimo. Ed effettivamente è così, ma c'è troppo oud e c'è troppa... Io sento la cannella, sento tutte spezie molto calde che mi fanno soffocare. Cioè, se lo provo magari sul polso mi piace da impazzire perché lo trovo elegante, raffinato, alla Guerlain, alla Guerlinade perfetta... Ma se lo metto, cioè non riesco, mi viene mal di testa, non ce la faccio proprio perché è troppo forte. Caffè e oud, che probabilmente il caffè già a me non è che piace in particolar modo sui profumi, ma proprio non ce la faccio a metterlo. L'ultimo profumo è stata davvero, non dico una delusione perché mi piace tantissimo e tornassi indietro meno lo comprerei. Il motivo per cui ho acquistato questo profumo è... Se mi conoscete e mi seguite un po', sapete che io per i capelli, a parte i classici profumi per capelli, Chanel e tutto quanto, ho acquistato quest'estate un profumo per capelli appunto di Balmain, proprio Air Parfum spray alla cheratina, mi sembra, o alle proteine della seta, e adoro metterlo sui capelli. Lo uso sempre praticamente, finché poi mi sono resa conto che lo stavo quasi terminando. Dimenticata totalmente di quanto l'avessi pagato quest'estate dal parrucchiere, vado a vedere sul sito se è disponibile, era disponibile e costava sui 140 euro. Ho detto innanzitutto, ma perché abbiamo comprato un profumo così caro per i capelli? A parte quello. Ma poi ho detto, adesso come adesso non me lo compro un'altra volta, finisco quello che ho, lo centellinerò e boom. Casualmente sono andata in un negozio di abbigliamento dove avevano questa azienda che io non ho quasi mai visto nella mia zona se non una volta e l'ho comprato così perché mi ricordava talmente tanto quel profumo per capelli di Balmain che ho detto facciamo che comprarmi questo che costa la metà. Che mi ricorda, bene, ma ovviamente non lo metto sul capello, ma lo metto come profumo, perché l'altro lo metto sui capelli, ma perché mi piace tanto il profumo, e quindi ho detto me lo compro. Il profumo in questione è di Maison Martin, ed è Lavande L'Orage. Cioè, il flacone penso che lo conosciate in tanti, perché è iconico. Per farvela breve, ragazze,
pochissime note, il pepe rosa, il gelsomino sambac, il benzoino e la vaniglia, però boh, assomiglia tantissimo a quel prodotto che vi dicevo per capelli di Balmain, la prima parte, quindi sa di seta, ma sulla parte finale, madonna mia, non ce la faccio. Infatti ieri ho dovuto farmi la doccia, non riuscivo a portarlo più. Sa di, non so, di muschio bianco un po' avariato. Eppure l'inizio mi piace tantissimo e sembra veramente di avere un vestito di seta addosso. Sulla parte finale, dopo tante ore, perché comunque su di me dura molto questo profumo, ha questa connotazione quasi alla Montale, se chi mi segue sa cosa intendo, quindi quel muschio bianco forte che ti entra in testa e non ti lascia più, ed è improponibile mettermelo per più di un tot di ore. Cioè se all'inizio lo adoro e lo metterei cioè proprio come fosse la doccia, adesso devo stare attenta perché ne metto poco, magari sul vestito e non più sulla pelle, perché magari è anche la mia pelle che lo trasforma in questa cosa, e quindi è difficilissimo per me usarlo veramente. Peccato perché mi piaceva moltissimo. Molto bene ragazzi e ragazze, anche per oggi il video è terminato, e scrivetemi ovviamente nei commenti se conoscete queste fragranze e se anche a voi capita di avere dei buoni profumi che ricomprereste ma che non riuscite molto ad indossare. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti o iscritte, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about it.